Ho speso 5.000 euro in carte Pokémon e voi mi darete del pazzo perché con quei soldi potrei comprarci una macchina, 2.958 confezioni di pile dell'Eurospin, oppure pagare dei bot che mettono mi piace come stai facendo tu adesso. 5.000 euro sono tanti, ma per me sono solo un investimento e in realtà sono anche tutti i soldi che ho. Ma allora perché lo faccio? Beh, Pokémon rappresenta il mio lavoro e investo nel brevissimo periodo, ovvero compro ad un prezzo ribassato per poi rivendere ai minimi di mercato. Così si vende subito. Quindi, in questa serie di video vi voglio far vedere quello che ho fatto per vendere queste carte, mentre per comprarle potete già trovare delle mini guide che ho già fatto sul canale, non aspettatevi tutorial ma comunque le informazioni ci sono. E per ultimo, i video di questa serie sono tutti disponibili per gli abbonati, perché mi sto facendo un culo così ad editare, quindi ci sta un po' di supporto, mentre per gli altri usciranno a cadenza settimanale. Ovviamente prima di fare tutto questo li compro i lotti, ma sono temi che vengono trattati in altri video. E ora buon vlog. Giorno 1, obiettivo trovare il pacco. Questo sono io che simulo un mio risveglio, perché non mi aspettavo assolutamente che arrivasse il pacco di Stacri oggi. Guardate qua, il mio letto incredibile. In realtà un letto ce l'ho, però non so perché a volte non mi va di dormirci. Guarda che bello, un bel guardaroba. Forse sarà perché tipo in questa stanza ci lavoro e a volte voglio un attimo staccare, non lo so. È la mia mente che pensa queste cose, poi me le fa fare in automatico. Comunque, è ora di uscire di casa e torniamo a quando mi sono effettivamente svegliato, quindi ero abbastanza distrutto. Però volevo il pacco. Sveglio molto brusco. Quella qua è la mia macchinina. Non so perché sto aprendo da qua. Vabbè, entriamo dal contrario. Cioè dai, andiamo a prendere sto pacco subito. Spero di non perdere il corriere perché sono un po' in ritardo. Praticamente mi sono messo d'accordo con il corriere e vado ad intercettarlo. Mi ha dato l'indirizzo ma non è... cioè, non c'è da nessuna parte. Eccolo qua il pacco, bellissimo lui, lo aspettavo da tempo. Qui dentro ci sono tipo 5.000 euro di carte Pokémon. Ovviamente come ogni volta ero un po' in ansia perché non si sa mai, potrebbe arrivare qualcosa distrutto. Quindi non vedevo l'ora di tornare a casa e vedere il contenuto, anche se in realtà lo sapevo. E ho preso il pacco, già che ci sono, intanto che passa il treno spiego il programma. Allora, oggi dovevo andare assolutamente da mio padre. Il pacco in realtà doveva arrivare il 19 e invece è arrivato oggi che è il 16, penso, non so manco che giorno è. Quindi l'ho rincorso, ho detto guarda, dato che devo andare da mio padre vado a prenderlo e così ci registro subito un bel video da mio padre in mezzo agli animali, no? E quindi adesso vado a casa a mangiare, che è mezzogiorno, mi sono svegliato tipo alle 11:30. Per me è come se fosse domenica oggi. Ci vediamo a casa mia. Eccolo qua. Era pesantissimo. Non so se aprirlo qua, solo per fare un check per vedere se c'è tutto oppure no. Ci penso, ci penso. Ok, non ho resistito. Sto aprendo praticamente tutto, ma solo per fare un piccolo check e capire se mi è arrivato effettivamente tutto o meno. Dopodiché mangio al volo e vado a fare un bel unboxing. Ora invece cerco di capire un attimo su eBay tutto quello che mi è arrivato. In realtà non sono troppissimi lotti, però devo fare almeno un check, così so quanto ho pagato e quindi quando vado a unboxare magari so anche i prezzi. Però senza dogana adesso non c'ho voglia di stare a calcolare, se anche la spedizione in realtà non... cioè oggi è il mio giorno libero, sinceramente non ne ho voglia. Finché vado a filmare video ok, bella, però il resto non mi va. Tanto questi qua li metto poi online in questi giorni, ma inizierò a spedirli dalla prossima settimana ancora, quindi col calma, con calma. Adesso ho la vera pappa. Com'è che dicono quelli su TikTok? Sono italiano, è ovvio che mangio la pasta, ma sparatevi. Comunque oggi veramente non devo lavorare, c'ho l'occhio qua, è distrutto, mi fa proprio male. Però faccio così, così domani giuro sto a riposo. Ah no. Sarò a riposo. Adesso mi metto a lavorare di domenica. Vorrei non far nulla anche oggi in realtà, solo che il mio stipendio dipende da me. In realtà se non volessi per forza fare YouTube sarei molto più tranquillo, se non volessi fare le live. Solo che non crescerò mai se non farò tutto sto casino che sto facendo. No, sul serio, non è che voglio stare a lamentarmi. Ho un progetto che, cioè, anche quando ne parlo con gli altri sembra veramente assurdo e non ci si rende conto veramente di quanta fatica facciano tipo i youtuber che hanno anche un'attività come me. Mi viene da pensare a gente come Federic, tipo, adesso lo riesco a capire tantissimo. Infatti il mio lavoro è poi partito da quando fece il podcast con il Cerbero Podcast. Sembra, no? No, sì, col Cerbero Podcast.
e raccontava del fatto che lui aveva proprio spostato il letto in sala per dedicare la sua stanza allo studio, poi faceva i pacchi, faceva YouTube, è pesantissimo e io, cioè, sono anche lento ad editare, però vi assicuro che edito tipo tutti i giorni ormai, è dura, solo che per l'italiano meglio fare YouTuber non è un lavoro, ma per me non è un lavoro in realtà. È solo un metodo per farmi conoscere. Un vlog di tutta la giornata. Devo fare la cacca e eccomi qua. Forse non la metterò questa. Ok, bene, doccia fatta. Ho fatto un bel check al pacco e finalmente sono partito e si va a casa di mio padre. Tra l'altro, piccolo aneddoto triste. Questo qua è uno dei due campanellini che ha indossato Paco per l'ultima volta. Paco è il mio cane ed è tutto dedicato a lui. Ciao Paco. Guarda quante oche! Ciao! Ehi! Ma cosa piangi? Cosa c'è da piangere? Benvenuti nel tutorial su come costruire una postazione per unboxing, un po' diversa dal solito. Prendere una gabbia per uccelli, prendere uno sgabello, prendere un pezzo di legno e una tovaglia, amalgamare il tutto e così la tua postazione per l'unboxing è pronta! Allora, apriamo. Questo è il suono di 5-6 mila euro di Pokémon. Allora, dai, ma iniziamo. Allora, inizierei con lotto numero 1, pagato 106 euro, sono tipo 10 gradate. Incredibili, oserei dire. Mamma mia, ste zanzare, vai via. Allora, asino, come va? Tutto bene? Allora, questa poi utilizziamo magari. Molto veloce, per 106 euro e 6.000 zanzare. Pikachu CGC7, Pikachu del Detective Pikachu, PSA9, questa è olografica. Pikachu PSA10 General Mills, questa era una promo, infatti è una promo. Un bel Pikachu VMAX di Vivid Voltage. Un Pikachu Shadowless, questa è più leggera di questa, sa perché? E ma qui io mi sono messo la sedia per niente praticamente. Eccoci qua, Pikachu Shadowless. Questo non so cosa sia, ma mi sembra bianco e nero, spero. Un Pikachu del McDonald's, comune però, niente di che. Un Pikachu di Dream League, set che costa un botto adesso. Pikachu di Team Up, di gioco di squadra. Vuoi asino? E Pikachu del Tenente Surge, PSA 6. Non so perché ho preso sto lotto, sinceramente. Aia! Lotto 376 euro e 65. Questa è roba carina. C'è un Charizard PSA 9 della Classic Collection.